Fin dall'alba a Castanies, sul confine tra la Grecia e la Turchia, sono ripresi gli scontri tra la polizia ellenica e i profughi che tentano di raggiungere questa parte d'Europa, superando la frontiera blindata e non sorvegliata per la verità dai militari turchi. Questo avviene sotto la torretta della polizia di Ankara, che non interviene per fermare i profughi. Una situazione che genera tensione da questa e dall'altra parte della frontiera. È fittissimo lo scambio di colpi, soprattutto la prima generazione. L'esercito greco questa mattina ha deciso di schierare anche i cani antisommossa per cercare di dissuadere i profughi maggioranza pakistani e afghani. Siriani che cercano continuamente di superare l'area di confine anche tentando di bucare il fitto reticolato. Che nei giorni scorsi questa giornata si preannuncia molto complicata e difficile per i profughi che tenteranno di raggiungere la Grecia e che verranno regolarmente respinti anche con una certa virulenza da parte delle forze armate greche, che questa mattina stanno cercando di mostrare ai giornalisti come gli attacchi provengano soprattutto dalla parte turca. Una guerra di propaganda di cui sono vittime i profughi.